Our seas. Our beautiful seas support so much life. They're just as rich and beautiful as anywhere in the world. But they need looking after. Whose job is it to protect them? Yours? Mine? It's everyone's. But we've taken it on with a passion. In fact, we've been the voice for our seas for over 30 years. We are the Marine Conservation Society. Join us, because with your support, we can do even more. Cari amici appassionati di orologi, bentornati. Per me recensire un nuovo nato di Casa Spinnaker è sempre un piacere. Figuriamoci se come oggi ho la consapevolezza e la convinzione di perorare una giusta causa. È quella della Marine Conservation Society, associazione inglese da anni impegnata per la tutela e per la sensibilizzazione alla tutela degli ecosistemi marini, che Spinnaker ha già sostenuto l'anno scorso e che quest'anno sosterrà con una triade di limited edition di cui oggi noi vedremo il modello di punta. Una triade di orologi che è stata realizzata insieme a un artista che dipinge il mare e i fondali marini. Lei si chiama Rachel Brooks e ha contribuito a disegnare non solo le brochure, il packaging, ma anche i quadranti degli orologi che vedremo oggi. Quadranti che sono molto particolari perché rappresentano delle specie in via di estinzione, ma le rappresentano anche con l'utilizzo di superluminova, quindi creando degli effetti molto d'impatto negli orologi che vedremo oggi. Ma partiamo dall'unboxing. Nella parte esterna della confezione troviamo una grafica realizzata da Rachel Brooks a tema marino, e andando a sfilare la controscatola abbiamo la confezione, che è totalmente realizzata in materiale riciclato. All'interno, come al solito, Spinnaker non si risparmia. Abbiamo una cartolina realizzata sempre da Rachel Brooks e poi un libretto che ci racconta cosa fa la Marine Conservation Society, che Spinnaker già per la seconda volta sostiene con la realizzazione di Limited Edition, parte del cui ricavato andrà a sostenere questa attività. Togliendo uno spessore troviamo la scatola tutta realizzata a tema, e a fianco abbiamo un cassettino che contiene un cinturino nato realizzato in plastica riciclata dal mare. Abbiamo poi un ulteriore scomparto con le spring bar e un attrezzo molto essenziale per la rimozione del cinturino e delle card di garanzia e istruzioni. Infine l'orologio in tutto il suo splendore. Un orologio che al suo interno ha un quadrante disegnato sempre dall'artista. Si tratta dello Spence, che già abbiamo avuto modo di apprezzare qualche mese fa, un orologio che a me è piaciuto tantissimo, forse lo Spinnaker che mi è piaciuto di più in assoluto, con la sua cassa da 40 mm per uno spessore di meno di 11 mm e un lug to lug di 48 mm. Un orologio che si presenta con una ghiera 120 scatti che funziona molto bene, che in questo caso ha un inserto in acciaio con indici retro illuminati. Circonda un vetro zaffiro con un antiriflesso molto buono che custodisce il quadrante, grande novità di questo orologio. Nello Spence abbiamo una balenottera azzurra che è in estinzione con un rischio in costante aumento. Ma permettetemi di farvi vedere immediatamente il quadrante al buio, perché questo orologio è favoloso. Non riesco veramente a staccare gli occhi di dosso sia di giorno che di notte. Ho l'impressione di avere non solo un orologio tecnicamente molto interessante, ma anche davvero affascinante. A ore 3 abbiamo la corona che si svita e si riavvita molto bene. Vi ricordo che questo segnatempo è in grado di sopportare 300 metri di impermeabilità. Il passo del cinturino e del bracciale è di 20 mm e il bracciale è veramente comodo,
pur non avendo estensione per la muta, abbiamo una clasp ricavata dal pieno con 6 micro regolazioni addirittura. I pin sono a pressione e le maglie sono davvero davvero comode. In alternativa abbiamo un cinturino NATO che è morbidissimo, da plastica recuperata dal mare, però devo dire che nonostante sia fatto apparentemente molto bene, per via anche della scarsissima distanza tra le spring bar e la cassa, si è rovinato subito nel mio caso. Chiederò a Spinnaker la cortesia di mandarmelo uno nuovo perché mi piace tanto, è molto comodo, ma evidentemente andava inserito prima delle anse proprio in virtù del pochissimo spazio. Andiamo a voltare l'orologio per vedere il fondello e a tal proposito vi ricordo che questo segnatempo monta un Miota 9039, quindi un movimento premium di Miota con 28.800 alternanze, 42 ore di riserva di carica senza scatto data. Ma andiamo alle conclusioni. Il sito Spinnaker ha finalmente fatto chiarezza dopo il caos avvenuto dopo la Brexit sulla questione dei dazi, quindi adesso andando ad acquistare sul sito l'orologio troverete immediatamente il prezzo finito per l'Italia, che ammonta a 770 euro per un segnatempo che io trovo veramente accattivante e unico per dimensioni, indossabilità nel suo genere. Inoltre parte dei proventi di questo orologio e degli altri della serie MCS andranno a sostenere una causa veramente importante. Ne sono molto contento, mi dispiace per il cinturino NATO, ma nel momento in cui voi vedete questa video recensione io ho già segnalato il problema a Spinnaker, che è molto bello ma anche molto molto fragile. Ma voi cosa ne pensate? Beh, scrivetemelo nei commenti, intanto in descrizione trovate tutti i riferimenti, noi ci diamo appuntamento alla prossima video recensione. A presto!